10.000, 100.000 ne volevo io. E dove sta? La prossima volta. E dove sta? Se io qui volessi crescere, crescere, se già fosse soltanto raddoppiamo, non si sta più qua dentro. Ognuno di voi dovrebbe avere un'altra persona o infilata a fianco o con i piedi sulle spalle per riempire il restante spazio fino al soffitto. Non ascoltate una chiacchierata come questa, tagliate la corda urlando, oppure ognuno ammazza il suo vicino per togliersi un ritorno. Ecco, la crescita in un ambiente finito, dalle dimensioni finite e dalla quantità di risorse finite, come è il pianeta Terra, non è possibile fino all'infinito. Ecco, l'economia non l'ha ancora capito. O se l'ha capito, fa finta di non sentire e va avanti così, nella speranza che le cose si mettano a posto da sé. Non si possono mettere a posto. Potranno solo peggiorare. Allora oggi ci vuole il coraggio di dire che la crescita è finita, la crescita infinita non può esistere in un pianetino piccolo come questo, e bisogna trovare altre forme di economia. Forme di economia che non siano basate sulla crescita continua dell'uso di cose. La crescita del profitto vuol dire poi uso di materiali. Ogni profitto che si genera in economia sotto sotto vuol dire energia, petrolio, carbone, gas, roba che si brucia. Vuol dire minerali, rame, ferro, zinco, platino, magnesio, boro, manganese, quello che volete. Vuol dire materie prime di origine organica, fibre tessili, legname, cibo. E tutta questa roba da dove arriva? Più ne prelevi, più l'ambiente ne soffre e dall'altra parte si accumulano i rifiuti. Quindi bisogna semmai raggiungere un cosiddetto livello di un'economia dello stato stazionario. Addirittura c'è chi propone la visione della decrescita, che non è una bestemmia, ma è un provvedimento intelligente per quei luoghi del pianeta che hanno troppo. Una sana decrescita la dovrebbero fare gli americani a favore di quelli del Corno d'Africa. Noi possiamo fare ancora una rilevante decrescita, perché in questo momento in Italia, anche se si vedono tanti pianistei per la crisi, sono pianistei per le rinunce del superfluo. Io non ho ancora visto nessuno che fa proprio la fame, di quelli che si lamentavano perché gli hanno preso, tagliato le pensioni. Certo, ci si lamenta perché non si può cambiare macchina, perché non si può andare a fare le vacanze esotiche. Queste sono lamentele che sento fare parecchio. Quest'anno abbiamo dovuto stare a casa, abbiamo dovuto ridurre i regali ai bambini. Sì, ma il piatto era ancora pieno. E in molti casi i piatti sono anche finiti nella spazzatura con metà del cibo dentro. Quindi questa è ancora una crisi. In India ci fanno una risata della nostra crisi, o si incazzano, perché con solo i nostri rifiuti loro vivono bene.